Salve a tutti, inizio questo servizio partendo da un dato che l'Eurostat ha evidenziato l'altro ieri, ossia che un bambino su tre in Italia oggi vive in condizioni di povertà ed è a rischio di inclusione sociale. Significa che un bambino su tre oggi in Italia non è in grado di vivere serenamente la propria fanciullezza e la propria adolescenza. Un dato che se fossimo un paese civile, se fossimo governati da una classe politica degna di essere definita tale, avrebbe subito suscitato il loro interesse e quantomeno avremmo avuto dei cambi di rotta in merito. Invece no, il silenzio assoluto. Anzi, la classe politica oggi, quasi tutta la classe politica di oggi, è impegnata in una campagna elettorale che assunti slogan privi di reale contenuto non fanno altro appunto che gettarsi fango l'uno contro l'altro. Però sul modo di affrontare i veri problemi italiani pochi parlano e pochi dicono. C'è però un argomento che appassiona e accomuna gran parte delle forze politiche, sia di destra che di centro che di sinistra, che è quello del reddito cittadinanza e della voglia di abolirlo. Ma che cos'è il reddito cittadinanza? È una misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Costa 7,7 miliardi l'anno ed è percepito da 2,6 milioni di italiani e l'assegno medio mensile di circa 500 euro. Sapete a quanto ammontano i furbetti del reddito di cittadinanza? All'1,5%. Significa che su 100 persone soltanto 1,5 non ne hanno diritto. Quindi non è che per colpa di uno tu devi però far pagarne 99. Invece no, queste forze politiche lo vogliono abolire, senza rendersi conto che, come ha certificato l'Istat il mese scorso, questo strumento, questa misura, ha permesso a 2,6 milioni di italiani di vivere in maniera dignitosa. Ecco, il modo per trovare le risorse per affrontare e risolvere questi problemi è quello appunto di sconfiggere l'evasione fiscale in Italia. Si calcola che circa 80 miliardi all'anno in Italia vengono evasi. E se noi avessimo la forza di recuperare soltanto la metà di questa somma, avremmo 40 miliardi di euro con i quali hai voglia di diminuire il cuneo fiscale, hai voglia di investire in infrastrutture pubbliche, hai voglia di investire in ospedali, scuole, università, hai voglia di portare avanti un'edilizia popolare, e voglia di dare ulteriori incentivi agli imprenditori che già ne percepiscono 22 miliardi, ma soprattutto hai voglia di avere risorse per affrontare poi dopo quella che dovrebbe essere la reale transizione ecologica, transizione che dovrebbe passare dalle fonti inquinanti a quelle non inquinanti. Orbene, tra le fonti non inquinanti c'è sicuramente il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, di certo non c'è il nucleare, di certo non ci sono i rigassificatori, di certo non ci sono le centrali a carbone. Quindi non è vero che le risorse non ci sono e che non si vogliono trovare oppure vengono spese male queste risorse. Io porto avanti questo dato. Dal 93 ad oggi l'Italia ha intascato di più rispetto a quello che ha speso, tranne nel 2008. Cioè tranne nel 2008 lo Stato italiano ha incassato di più rispetto a quello che ha speso. Allora voi mi chiederete, ma come mai il debito pubblico aumenta? Perché purtroppo paghiamo tanto in termini di interessi sullo stesso. Se però noi andiamo ad analizzare quanto abbiamo pagato nel corso di questi anni di interessi sul debito pubblico, scopriamo che abbiamo pagato in termini di interessi di più rispetto al valore del debito stesso. Altro che usura, altro che strozzinaggio. Quindi le forze politiche, soprattutto chi si candida a governare questo paese, dovrebbe avere la capacità di affrontare questi problemi con delle risposte concrete, non attraverso slogan tipo la flat tax. Ma la flat tax innanzitutto è contro a quello che è sancito e stabilito dalla nostra Costituzione, il principio della progressività delle tasse. Ma vogliamo o no garantire un sistema fiscale equo in Italia? Io sono il primo a dire che le tasse devono essere abbassate, ma non è che devono essere abbassate per tutti, assolutamente, anzi chi più ha più deve dare, non perché lo dico io, perché lo dice la nostra Costituzione, ok?
ok? Il principio della progressività è un principio sacrosanto. Poi voglio porre l'accento anche su un altro aspetto, che è quello della tassa sui grossi patrimoni. Cos'è, un tabù pretendere a chi possiede grossi patrimoni il pagamento dell'1%? Credo assolutamente no, anzi credo che sia invece uno strumento di giustizia sociale e fiscale che risponde ai criteri di progressività sanciti nella nostra Costituzione. Occorre, a mio avviso, che la classe politica parlasse di responsabilità individuale in chiave sociale. Qui si perde di vista che noi viviamo in uno Stato e che la democrazia ha dei costi, che la dignità delle persone, che quello che dicevo prima in merito ai bambini, ossia la serenità della fanciullezza e dell'adolescenza, che i servizi degni di uno Stato civile hanno dei costi e questi costi devono essere finanziati, devono essere pagati da chi ha di più. Chi più ha più paga. Non è che puoi mettere sullo stesso piano chi ha un reddito di 1.200 euro al mese rispetto a chi al mese ne guadagna 100.000. Non puoi metterli sullo stesso piano. Sono due situazioni completamente differenti. Quindi la flat tax, sinceramente, è qualcosa che non solo non è conforme a quello che è il principio di progressività stabilito dalla nostra Costituzione, ma è qualcosa di ingiusto dal punto di vista proprio sociale, assolutamente. Bisogna invece aumentare la soglia di chi non paga o paga poco, ma al tempo stesso bisogna aumentare le aliquote su chi ha di più. Non è che è tabù dire questo, invece qua in Italia oramai ci si vergogna soltanto a pensarla una cosa simile. Poi voglio concludere con due provocazioni. La prima è che io effettivamente, prima quando parlavo di reddito cittadinanza, vi ho mentito, perché io sono per l'abolizione del reddito cittadinanza, anzi per me è una misura che deve essere superata assolutamente, ma sapete perché? Perché io sono per il reddito universale, sono per il reddito di base universale e faccio mie le parole di Elon Musk. Elon Musk ha affermato che essenzialmente il futuro, il lavoro fisico sarà una scelta e che prima o poi bisognerà parlare di reddito di base universale perché sarà necessario. Tra l'altro l'intelligenza artificiale, il progresso tecnologico sta sottraendo sempre più lavoro ai lavoratori e per lavoratori non intendo soltanto l'impiegato o l'operaio, ma anche chi come me è avvocato e giornalista. Cioè oramai l'intelligenza artificiale è in grado di farti una proiezione di quello che potrebbe essere l'andamento di un processo, oppure in grado di scriverti un articolo come fossi tu a scriverlo. Quindi poi dopo si pone anche il problema dell'etica del progresso in merito, però questo è un altro argomento che affronterò in un altro video. Invece mi piace sottolineare quella che è stata la provocazione di Elon Musk, certamente non una persona che vive di reddito di cittadinanza oppure livorosa e invidiosa della ricchezza altrui. Parliamo di uno degli uomini più ricchi al mondo. La seconda invece provocazione è una frase bellissima di Don Milani che si commenta da sola. La frase di Don Milani recita così: non c'è ingiustizia più grande che porre parti uguali tra diversi. Ecco, questa è una frase che invito i politici tutti a fare propria, perché è una frase che condensa i principi di uguaglianza e equità che dovrebbero essere la base di ogni Stato democratico e civile. Stesse possibilità per tutti, ma con strumenti differenti.